Lascio tanto, lascio il ricordo di tanti colleghi, di tanti avvocati, di persone della polizia giudiziaria, carabinieri, la polizia, è ovviamente stato un pezzo importantissimo della mia vita Arezzo. Lascio professionalmente, non come cittadino, perché seguito ad essere, questo lo dico con una punta di orgoglio, seguito a rimanere cittadino aretino, ho la residenza qui che manterrò qua, anche se la mia vita professionale si svolgerà, come sapete, altrove. Roberto Rossi lascia la procura di Arezzo per assumere la nomina procuratore generale di Ancona. Lo ha nominato il CSM a suo favore, 11 voti contro 9 che sono andati a Corrado Mistri. Voi probabilmente sapete che questo incarico doveva essere lasciato perché la legge impone di non andare oltre gli 8 anni per quanto riguarda l'incarico di procuratore, quindi dovevo lasciare, ho avuto un incarico molto importante, quindi spero di poter raggiungere risultati analoghi. Rossi, nato ad Assisi, ha svolto la sua attività di magistrato inquirente a Siena, poi per lunghi anni ad Arezzo con una pausa a Perugia. Tante le inchieste che lo hanno visto protagonista, come quella sul crack di Banca Etruria, il processo su Variantopoli e l'ultimo sulla vicenda Coingas che ha scosso la politica aretina, la cui conclusione è prevista per inizio 2023. Due le inchieste che ricorda personalmente. Ricordo l'indagine sulla morte di Petri, l'arresto della Lioce, l'ultimo atto di terrorismo che fu compiuto in Italia, fu compiuto ad Arezzo. È forse il ricordo più drammatico che ho di tutta una vita spesa nella procura di Arezzo. Mi piace soprattutto ricordare quello, gli episodi.